Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Mennoz, sempre lo zio Mennoz, che vi ricorda come sempre di iscrivervi al canale e tutto il resto appresso. Settimana scorsa molto, ma molto sfortunati. Chi ha seguito i miei consigli, ma anche chi non ha seguito i miei consigli e ha fatto di testa proprio, schedine tutte stracciate per via della Sampdoria, ma non solo perché ha vinto il Frosinone, perché ci può pure stare che il Frosinone vinca a Genova con la Sampdoria, ma perché è uscito proprio l'impensabile. Tutti quanti pensavano che la Sampdoria facesse una grande partita, fosse una partita ricca di gol, una grande goleada, e invece è finita under. Ma non buttiamoci giù, non demoralizziamoci, perché mancano ancora tante partite alla fine di questo campionato, possiamo ancora prendere qualcosina. Iniziamo con Juve Frosinone, gioca di venerdì, ma ho trovato una quota troppo giusta per essere lasciata, diciamo così, scappare. La tricombo 1 over 1,5, no goal della Juve pagata a 1.80. Il Frosinone ha fatto il suo a Genova con la Sampdoria. Io penso che la Juve, anche se c'ha la Champions League settimana prossima, non penso che piglia gol in casa col Frosinone, non penso, e non penso che vincerà 1-0, ma almeno un 2-0, quindi la tricombo c'è tutta. Cagliari Parma è ultima spiaggia per il Cagliari. Così a sensazione ci potrebbe stare l'uno del Cagliari, perché deve vincere, però il Parma è una squadra un po' fetosa, nel senso che è strana, vince nella sferta poi perde in casa, non lo so. Qui andrei su un multigol ospite pagato molto bene, 1-4, anche perché io poi c'ho inglese a fantacalcio, speriamo. Atalanta-Milan, delicatissima sfida Champions. Due squadre in salute, il Milan da gennaio con i nuovi acquisti, da quando è arrivato Stupionde non si ferma più. Tutto fa prevedere ad una partita ricca di gol. E noi che siamo giocatori, che siamo scommettitori, che ci facciamo abbindolare dalle quote, ci giochiamo, ne approfittiamo. Io però ho trovato una due chance mix che è pagata bene, cioè o gol o over. Cioè, anche se finisce 1-1, ci siamo dentro. Andiamo alla domenica con Spal Fiorentina. E la Spal è in difficoltà, la Fiorentina è in ripresa, ha preso un buon punto contro il Napoli, ci potrebbe stare il 2 della Fiorentina, ma anche qui ho trovato una quota molto bellina, pagata abbastanza bene, segna gol ospite Fiorentina, cioè la Fiorentina deve fare almeno un gol. È vero che Muriel non sta segnando più, però secondo me la Fiorentina è in grado di fare un gol a Ferrara. Empoli Sassuolo, l'Empoli ormai è crisi nera, deve provare a vincere contro il Sassuolo. Il Sassuolo di canto suo, per chiudere la pratica salvezza, se fa punti a Empoli, non dico è salvo, ma è quasi. 1x2, anche qui ho trovato una bella quota, pagato bene, over 1,5. L'Empoli è una squadra che i gol li fa e li subisce, stessa cosa per il Sassuolo. Il Sassuolo c'ha un bel attacco, cioè uno che almeno all'inizio i gol li ha fatti. Speriamo che non finisce 0-0. Chiudiamo con un'altra delicatissima sfida, ovvero Udinese-Chievo. Mo' con tanta partita sono andato a scegliere proprio Udinese-Chievo. L'Udinese non vince da... mamma rogarmi! In pratica Nicola è arrivata, ha fatto i 4-5 punti all'inizio, poi non ha più vinto. E Chievo è una squadra che ho sempre detto è forse la squadra più scarsa della Serie A insieme a Frosinone, ma da quando è arrivato Di Carlo un po' l'orgoglio un po' si è ripresa, ha fornito delle buone prestazioni, comunque stanno lottando, non hanno mollato e anzi mi è diventata anche un po' simpatica Chievo, tant'è che vorrei che si salvasse, però obiettivamente è un po' difficile, però stanno lottando e onore al Chievo. Che ci giochiamo? 1x2, lo so, è un azzardo, perché comunque la partita è difficile, però è pagata troppo bene, troppo alta la quota, come facciamo a farci sfuggire una quota del genere, ovvero l'1 dell'Udinese, che comunque a Torino ha fatto una buona partita. Secondo me ci può stare, sarebbe magari più indicato una doppia chance, più un 1x under 4,5, però voglio rischiare di giocarmi l'1 dell'Udinese. Giocando questa schedina il moltiplicatore è molto alto, forse uno dei più alti della stagione, ovvero 10,54.
Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di spolliciare se vi va e di lasciare un commento dove date voi dei consigli a me. Ditemi quello che vi giocate, datemi voi consigli che io poi sabato mattina, domenica mattina me le gioco, faccio un resoconto e me le gioco. Un grossissimo in bocca al lupo a tutti quanti, speriamo di prendere qualcosa di soldi perché c'è stato San Valentino e dobbiamo recuperare. Ciao ragazzi.